Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano. Il programma è offerto da... Problemi di calvizie? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it. Benvenuti gentili amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva. Un saluto da Marco Este e da Ivan Filanino, un saluto a tutti. Dobbiamo parlare, scusami Ivan, dobbiamo parlare della partita tra Sassuolo e Roma, l'anticipo della 23esima giornata con la squadra capitolina che forse si è rilanciata definitivamente in classifica. Seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 in casa contro il Frosinone, è arrivato il 2-0 in casa del Sassuolo. Anche un po' fortunata la formazione di Luciano Spalletti, perché Berardi a 3 minuti dal termine ha sbagliato un calcio di rigore, poi la rete di El Shaarawy ha chiuso i conti, mentre in apertura di gara aveva segnato Salah. È soddisfatto dei progressi della sua squadra Luciano Spalletti? Andiamo ad ascoltarlo. Questo qui, che poi la determinazione a sapere montare sopra le situazioni al momento che passano diventa fondamentale. Se non sei pronto ora in questa vita che passa così veloce come nel calcio, non sali, e se non sali non porti a casa, perché ci vogliono punti sempre. Oggi è fondamentale la vittoria per continuare a sperare, perché è importante. Invece siamo stati fortunati nel secondo tempo, perché Sassuolo ha spinto, ci ha messo sotto e ne abbiamo rischiato diverse volte, è stato bravo Scesa, è stato imparato e poi un po' di fortuna. Facce deluse invece in casa Sassuolo, soprattutto per l'occasione sprecata da Berardi dal dischetto, ma anche per altre tante opportunità non sfruttate. Di questo ha parlato in conferenza stampa il tecnico Eusebio Di Francesco. Criticiamo un po' troppo poco ultimamente, non è la prima gara in cui poi se c'è un'occasione come il calcio di rigore lo sbagli e tutto si va a complicare. Parliamo di una partita in cui se avessimo pareggiato saremmo magari a fare altri discorsi. Come hai detto tu prima, nel primo tempo abbiamo sbagliato, più che altro non avendo grandi punti di riferimento loro davanti, ci abbassavamo troppo in anticipo, abbiamo allungato un po' troppo la squadra tra i reparti e nelle pressioni arrivavamo sempre un attimino in ritardo contro una squadra che ha già grande qualità di palleggio. Anche con la tipologia di giocatori che ha messo in campo, non avendo grandi punti di riferimento in attacco, noi non siamo stati bravi ad accorciarli, specialmente tra le linee. Invece quello che è accaduto, registrando qualcosa nel secondo tempo, in cui abbiamo tenuto spesso la Roma nella propria metà campo, cercando di aggirarla ovviamente sugli esterni e creare delle situazioni di pericolo, dove noi, come ho detto prima, dobbiamo un pochino essere più cinici, cattivi, determinati rispetto alle grandi squadre che magari, come il secondo gol, che ultimamente prendiamo gol, manco battiamo l'inizio, manco ribattiamo il calcio d'inizio. Concentriamoci sulle gare di questa sera, in particolare la Juventus che ospita il Genoa, gara insidiosa per la formazione di Max Allegri che cerca la 13esima vittoria consecutiva. In conferenza stampa però il tecnico toscano è tornato sulle parole di Maurizio Sarri. Come saprete l'allenatore del Napoli ha parlato di fatturati, la Juventus è di un'altra categoria, fattura molto più di noi, noi siamo in corsa grazie alla partenza lenta della Juventus. Sentiamo cosa ha risposto Allegri. Per quanto riguarda, io credo che Sarri debba essere contento di quello che sta facendo, è in testa al campionato, sta facendo dei numeri importanti. Ripeto, hanno 50 punti e non sono pochi, no, l'anno scorso avevano 53, quindi solamente 3 punti in più di quello che ha il Napoli ora.
Poi per quanto riguarda il fatturato è una questione di numeri, quindi è inutile sta a parlare fatturato o non fatturato. Il Napoli è un'ottima squadra, ha uno degli attacchi più importanti d'Europa, ha un ottimo allenatore e quindi credo che debbano essere contenti di quello che stanno facendo senza tanto andare a guardare in casa altrui, perché non ha praticamente senso secondo me, però rispetto alle opinioni personali di tutti. No, il Napoli sa, allora, per quanto riguarda il campionato quest'anno, credo che noi abbiamo 5 punti in meno dell'anno scorso. E questo la dice lunga sul fatto che il Napoli sta facendo un campionato straordinario. Perché se noi avessimo i punti dell'anno scorso avremmo solamente 3 punti di vantaggio sul Napoli. E quindi ripeto che il Napoli sta facendo cose straordinarie. Campionato ancora lungo, mancano 16 partite, ci vogliono molte vittorie per arrivare in fondo a... alla quota scudetto. Napoli viene da 6 vittorie consecutive, ora mancano 2 partite prima dello scontro diretto e noi bisogna pensare a vincere. Intanto pensiamo a quelle domani, poi da dopodomani penseremo a Frosinone. Bene, abbiamo ascoltato la prima parte di Max Allegri, ancora l'allenatore dei bianconeri, sulla gara contro il Genoa. Lo ricordiamo, la Juventus cerca la 13ª vittoria consecutiva in campionato. No, individualità ce l'ha anche buone, perché c'è al centravanti il buon Pavoletti, che è un ragazzo tra l'altro di Livorno, che è cresciuto in ritardo parlando calcisticamente, però si sta affermando e sta facendo delle cose straordinarie. Poi giocare contro le squadre di Gasperini è sempre molto complicato, perché Genova dà molta intensità alla partita, però domani dobbiamo vincere per cercare di non perdere terreno rispetto a Napoli. Zaza sono in 3, quindi Morata, Dybala e Zaza, quindi sicuramente in queste 2 partite cercherò di girarli o dall'inizio, sicuramente a partita in corso. Domenica Zaza non l'ho fatto entrare perché aveva preso un colpo in allenamento e ho preferito non rischiare, però è a disposizione. E nella gara contro il Genoa la Juventus dovrà fare a meno sicuramente di Khedira, infatti il centrocampista tedesco sarà fermo per 2 settimane, vediamo il servizio. Mandzukic e ora Khedira. La Juventus sembra tornata ad essere sfortunata con gli infortuni. Il tedesco, uscito nell'intervallo della gara di domenica contro il Chievo-Verona, dovrà stare fuori dalle 2 alle 4 settimane. Proprio nel momento cruciale della stagione, visto che in questo mese i bianconeri affronteranno il Napoli nel campionato ed il Bayern Monaco nella partita d'andata della Champions League. La causa è un problema muscolare alla coscia che terrà Khedira fermo per un po'. Allegri, che comunque ha sempre saputo gestire bene gli imprevisti, dovrà questa volta inventarsi un qualcosa per stupire tutto e tutti, nonostante i continui infortuni davvero molto pesanti. L'Inter ospita il Genoa, San Siro, ospita il Chievo, la squadra nerazzurra affronterà la formazione veronese cercando di riscattare un gennaio sicuramente non positivo. La società di Eric Thohir comunque ha difeso, tramite Piero Ausilio, direttore sportivo appunto dell'Inter, le scelte di Mancini, ha difeso il tecnico in generale. Ricordiamo che tra l'altro questa sera non siederà sulla panchina perché squalificato. Sentiamo Ausilio su Mancini. Siamo qui a sentirci delle vittime piuttosto che a pensare più di tanto agli arbitraggi. Quello che era da dire è stato detto. Le sensazioni che abbiamo avuto al termine di alcune partite erano quelle, non ci siamo nascosti, le abbiamo manifestate, e con questo non vuol dire che pensiamo che sia solo ed esclusivamente colpa di questo o di quell'altro. Abbiamo anche noi le nostre responsabilità. Quando passa un mese come quello che ha passato l'Inter l'ultimo di gennaio con risultati altalenanti, non ci si può fermare soltanto a una considerazione sugli arbitri. Abbiamo fatto le nostre, sono considerazioni che ci teniamo per noi, ma che sono convinto che già da domani in campo potremo eventualmente utilizzare a nostro vantaggio, perché sono cose che devono essere da stimolo per l'Inter e devono essere da stimolo per tutti i nostri calciatori, devono essere da stimolo per tutti noi a far bene. Sono cose nostre, gli arbitri, ripeto, sono cose che ci hanno toccato, le abbiamo anche mandate a dire, nel senso che quando abbiamo ritenuto
fosse da parte nostra doveroso segnalare alcune cose, l'abbiamo fatto, però da qui a dire che è solo ed esclusivamente una responsabilità arbitrale, non è questo il messaggio che vogliamo far passare. Naturalmente chiedo scusa, questa era la clip che riguardava Piero Ausilio sugli arbitri, non siamo vittime, non cerca più di tanto scuse il direttore sportivo della società interista. Ora possiamo sentire Ausilio su Mancini. Questa del mister fa anche un po' sorridere, perché è normale quando perdi un derby, quando perdi una partita di Coppa Italia, quindi passi la settimana che abbiamo passato noi. Si cerca, specie in Italia, di trovare tanti argomenti che non sono poi quelli del campo. Noi invece siamo concentrati sulle cose serie e sono quelle che ci aspettano domani. Il mister è contento all'Inter, la società, il presidente, tutti noi siamo stracontenti del lavoro di mister Mancini e siamo molto contenti anche di questa squadra. Una squadra che è stata prima in classifica per tantissimo tempo non può essere diventata di colpo una squadra di gente che non è in grado di vincere una partita, o addirittura, come ho sentito dire, non è in grado non merita di indossare la maglia dell'Inter. Tutto questo non è vero, però con le chiacchiere possiamo dimostrare poco, abbiamo solo voglia di dimostrarlo attraverso quello che è il campo. E dopo la pessima prestazione vista domenica nel derby contro il Milan, molto probabile cambi di formazione per Roberto Mancini, che come sappiamo sarà comunque squalificato e non sederà in panchina. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dell'allenatore interista, ma anche del collega Maran del Chievo. Una sola partita vinta nelle ultime sei disputate, con due pareggi e tre sconfitte. 8 gol subiti e soltanto 3 messi a segno. Sono solo alcuni dei recenti numeri dell'Inter di Roberto Mancini. Numeri che evidenziano quello che molto probabilmente è il peggiore momento in stagione dei nerazzurri dal punto di vista dei risultati. La pesante sconfitta nel derby di Milano, inaspettata, contro un Milan che quest'anno non ha di certo fatto vedere grandi cose, può però fungere da spartiacque. Per continuare a lottare per obiettivi importanti, come ad esempio la qualificazione all'Europa che conta, i neroazzurri devono assolutamente invertire rotta. E già dalla sfida in campionato contro il Chievo, che, giusto per citare qualche numero, nelle ultime 5 uscite in Serie A ha raccolto gli stessi identici punti dell'Inter, ovvero 5. Per l'occasione Mancini potrebbe rivoluzionare la linea difensiva. Miranda e Murillo hanno di fatto un posto da titolare, ma a differenza di quanto visto nel derby, sulle fasce potrebbero esserci D'Ambrosio e Tejes. Ritorno al centrocampo granitico con il trio Melo, Medel e Condobbia, mentre davanti potrebbero rimetterci un posto da titolare Ljajic e Jovetic. Il tecnico jesino infatti potrebbe optare per un tridente anomalo con Perisic, Eder e Icardi. Sul versante opposto Maran potrebbe invece scegliere un 4-3-1-2 con davanti la coppia del gol inglese in poco, supportati da Birsa in cabina di regia. Continuiamo a parlare di Inter perché è arrivata una notizia un po'... tra il curioso e esatto. Il divertente, perché da una parte sì, anche se c'è stata una tentata truffa sì, nei confronti dell'Inter. Sembra un po' una truffa alla Totò, quindi un po' fa sorridere. Possiamo andare allora a leggere dal sito della Gazzetta dello Sport. Infatti Inter, la tentata truffa dei finti intermediari di Etihad, il faccendiere Lattanzi e un misterioso avvocato vengono presentati ai vertici dell'Inter da Adriano Bacconi, portando in dote 25 milioni all'anno di sponsorizzazione. Lo stesso Lattanzio si spaccia poi per un intermediario dell'Inter per aprire una fantomatica università del calcio diretta da addirittura Roberto Baggio, Marco. Sì, naturalmente è tutta una truffa, tutta una bufala. In poche parole, l'Inter è riuscita a scoprire, grazie anche all'aiuto poi dei carabinieri sì. E di altri persone, appunto, questa truffa. Fortunatamente l'Inter, possiamo dire, ha evitato il danno. Ha evitato il danno, ecco, possiamo proprio dirlo. Restiamo a Milano, parliamo di calcio giocato, di partite che si disputeranno questa sera. Palermo contro Milan, la società rossonera è sicuramente galvanizzata dopo il 3-0 ottenuto nel derby contro l'Inter. Ora però Mihajlovic chiede una cosa, continuità, dimentichiamoci il derby, vinciamo contro il Palermo. Milan in campo allo stadio Renzo Barbera di Palermo, mercoledì sera alle ore 20:45, con l'unico imperativo di portare a casa nuovamente i 3 punti al fine di migliorare ulteriormente la situazione in classifica.
Reduci dalla roboante vittoria per 3-0 nel derby di Milano, i ragazzi di Mihajlovic, in occasione della 23esima giornata di Serie A, vogliono centrare la seconda vittoria di fila per provare quantomeno a ritrovare una continuità che è mancata per gran parte della stagione in corso. Dalla parte opposta il Palermo ha praticamente gli stessi obiettivi. 25 punti in classifica sono decisamente troppo pochi per dormire sonni tranquilli e proprio per questo mercoledì ci si aspetta una gara davvero combattuta. Per quanto riguarda le probabili scelte di formazione, Mihajlovic potrebbe riconfermare l'11 visto proprio contro l'Inter. Le condizioni di Alex e Antonelli, usciti malconci dall'ultima di campionato, sono ancora da verificare, ma in ogni caso dovrebbero riuscire a recuperare. Tra i pali ci sarà Donnarumma con la coppia Alex-Romagnoli a protezione. Centrocampo a 4 con Onda e Bonaventura sulle fasce, mentre in mezzo dovrebbero giocare Montolivo e Kučka. Davanti spazio alla coppia Bakka-Niang. Qualche dubbio invece nello spogliatoio rosanero con Tedesco, che potrebbe optare per un 4-3-3 con Vasquez, Gilardino e Quason a comporre il tridente d'attacco. Allora, queste sono le probabili formazioni di Palermo-Milan. Come ho detto poco fa, Mihajlovic ha chiesto davvero tanta concentrazione alla sua squadra. Noi per adesso siamo d'Europa League, siamo là, classifica e tutto. Poi siamo noi primi a cercare di arrivare, poter arrivare fra i primi tre posti, questo. Però adesso noi pensiamo partita per partita e vediamo dove si arriva. Poi se giochiamo come abbiamo fatto, ci sono rimaste 16 partite, ci si può anche pensare a quella roba là, ma adesso siamo ancora lontani, dobbiamo recuperare tanto tempo. Diciamo. Se dovessimo non fare bene a Palermo, nessuno più parlerebbe del derby, perché comunque si ricorda sempre l'ultima partita. E penso che con questi ultimi risultati, vittoria sulla Fiorentina, anche quel pareggio dove meritavano di vincere a Roma, vittoria sul derby, ci ha dato consapevolezza del nostro valore, che i ragazzi si sentono più sicuri, più forti e più consapevoli della loro forza. Perciò dobbiamo ripetere la stessa prestazione, dobbiamo recuperare posizioni, è una partita difficile, ma sappiamo che abbiamo tutte le qualità per batterli, che dipende da noi. Loro sono una buona squadra, che hanno dal centrocampo in su degli ottimi giocatori, ma sappiamo che se giochiamo come sappiamo che li possiamo vincere. Il match clou della serata è sicuramente quello dell'Olimpico tra Lazio e la capolista Napoli, una sfida che nella passata stagione valeva per la Champions League. Quest'anno le situazioni sono un po' diverse, il Napoli punta allo scudetto, mentre la Lazio è ancora a caccia di un posto in Europa League. Al momento la squadra di Pioli è sicuramente indietro rispetto al sesto posto occupato ora dal Milan. Una Lazio in emergenza, ma il tecnico Pioli non vuole alibi, ascoltiamolo. Una gara difficile sicuramente, questo sì, perché il pallone era passato, un pallone alto, ma non è positiva, come nessuna gara può essere positiva dall'inizio. Quindi è una gara da giocarci con grande attenzione, con grande. Servirà grande spirito, servirà grande qualità, servirà grande precisione tecnica e anche tattica, ma abbiamo le qualità comunque per creare difficoltà al nostro avversario. Credo che gli obiettivi c'erano e qualcuno è stato centrato, qualcuno no, nel senso che comunque sapevamo che avevamo bisogno di un difensore centrale, creato un difensore centrale che sicuramente sarà un valore aggiunto, che sicuramente ci dà personalità in un reparto che purtroppo ha visto l'assenza per tanto tempo, legato purtroppo l'assenza del tempo di Defray. Avevo chiesto alla società di scolpire l'organico, ci siamo riusciti solamente in parte, e sapevo benissimo che se non ci fossero state le uscite non ci sarebbero state le entrate. Queste sono state le difficoltà, ma il mercato è chiuso. Io sono contento della squadra che ho a disposizione, continuo a credere che questa squadra abbia le qualità per fare una buona stagione di quest'anno. Che il nostro obiettivo sia vincere domani, sicuramente, non domani dobbiamo giocare. Dobbiamo giocare per vincere, dobbiamo giocare per segnare, non dobbiamo andare in campo per non prendere gol, ma dobbiamo cercare di fare gol, cercare di attaccare, cercare di mettere in difficoltà l'avversario, cercare di giocare come abbiamo giocato recentemente contro l'Inter, contro la Fiorentina, per più di un'ora contro la Juventus, perché è chiaro che se vuoi competere a certi livelli e domani il livello del Napoli è alto, devi mettere in campo una prestazione di altissimo livello, ma credo che è nelle nostre possibilità, credo che sia nelle nostre cose. Prima abbiamo parlato di arbitri per quanto riguarda l'Inter, ma anche in casa Sampdoria si parla dei direttori di gara. Il presidente dell'AIA, Nicchi, infatti Marcello Nicchi, aveva invitato Vincenzo Montella
a prendere un tè per stemperare gli animi. Vediamo qual è stata la risposta dell'allenatore blucerchiato. Mi ride perché mi ha invitato a prendere un tè. No, che mi piacerebbe potergli dire che a volte serve una camomilla, però io lo dico, cioè, ci vorrebbe una camomilla per calmarsi, ma al di là di questo, non lo so, io a volte sono frainteso oppure si sa, cioè io non credo di fare il male del calcio, mi piacerebbe poterlo chiedere, no, agli addetti ai lavori o ai tifosi, se sono le mie parole che fanno male al calcio, eventualmente altro, ma al di là di questo che... Io dico col sorriso a Nicky che non faccia il permaloso e che prenda anche lui qualcosa, anche con un sorriso e qualche critica leggera, perché è leggera. Montella, allenatore della Sampdoria, che appunto affronterà il Torino, ha parlato anche della gara contro il Granata. È un momento delicato in casa blucerchiata perché c'è bisogno di fare punti, bisogna stare attenti alla zona retrocessione, visto che il Carpi comunque dà qualche segnale di vita, dà qualche segnale di possibile rimonta. Ascoltiamo cosa ha raccontato ai giornalisti presenti in sala stampa Vincenzo Montella. Nelle ultime partite ci sono stati sempre diverse facce della squadra, quindi noi dobbiamo avere l'orientamento ad avere un'unica faccia, ed è quella del secondo tempo sicuramente, perché la squadra dimostra a momenti, no, a periodi della partita, di essere un'ottima squadra che ha qualche qualità in attacco e che ha tante frecce per potersi giocare le partite. Sicuramente abbiamo cambiato tanto, ma per vari motivi, sicuramente come tutte le squadre o la maggior parte delle squadre rispetto al proprio livello, qualcosa manca, insomma ci sono poche le squadre complete nel nostro campionato, quindi lavoreremo con il calciatore che abbiamo e naturalmente la difficoltà sta proprio nel dover lavorare con tanti nuovi calciatori che vengono messi insieme, come è successo domenica, per la prima volta dopo pochi giorni, ma questa situazione mi intriga, mi appassiona e mi stimola molto, perché in ogni modo dobbiamo affrontare una partita del calcio italiano che è di alto livello sotto aspetto tattico, e quindi le motivazioni vengono da sé sotto questo punto di vista. Siamo in rodaggio, siamo stati in rodaggio fino adesso e adesso mi piacerebbe capire, mi piacerebbe vedere come la prossima partita e le prossime come un nuovo inizio. Ecco. Ancora lo devo vedere Quagliarella, quindi fatemelo vedere, lo conosco come calciatore, mi è sempre piaciuto come calciatore, naturalmente ha caratteristiche... aveva anche soprattutto caratteristiche da seconda punta, ma l'intuito e il fiuto del gol, che sicuramente le sue caratteristiche lo porteranno a dover giocare centralmente, difficilmente, anche se l'ha fatto in passato, ma è difficile che possa giocare nello stesso modo dietro. Quindi fatemi vedere in divenire le squadre cambiano, in divenire le situazioni cambiano, quindi non è detto che in futuro, breve o lontano, non possano giocare 2 di 3, ecco, ma ad oggi non lo so, perché dobbiamo crescere come squadra, come equilibrio, ma soprattutto devo vederli insieme. Bene, passiamo a un'altra importante sfida di questa serata, quella tra Udinese ed Empoli, un Udinese che, secondo il tecnico Stefano Colantuono, deve continuare sulla strada vista nella ultima partita, ascoltiamolo. Beh, c'è da dire che dal punto di vista del... quantomeno della crescita del gioco, della prestazione, noi da Bologna in poi la continuità l'abbiamo data, anche se in quell'arco di partita c'è stata qualche battuta d'arresto, tipo con l'Inter o con la Fiorentina, anche col Napoli, però c'erano state delle buone prestazioni, fatte insomma con un atteggiamento giusto, perse perché hai trovato degli avversari oggettivamente più bravi di te, però la prestazione non l'avevamo fallita. E questo discorso si è interrotto poi dopo la partita con l'Atalanta. E quindi, siccome domenica l'abbiamo ritrovato e la partita con l'Atalanta non era poi così distante, mi aspetto che anche questa gara venga quantomeno giocata con quell'attenzione e con quella predisposizione mentale che poi ti porta a raggiungere il risultato. Perché dal punto di vista del gioco, noi abbiamo dimostrato di saperlo fare molto bene quando eravamo concentrati, quando avevamo giusti, quando avevamo voglia di fare bene le cose, l'abbiamo dimostrato in parecchie partite. Però ecco, la continuità dall'aspetto mentale è una cosa sulla quale, ripeto, stiamo lavorando da parecchio e vorrei finalmente che raggiungessimo un po' di più solidità, insomma, di non alternare la prestazione da 3 giorni all'altra. Questo è importante.
Abbiamo ascoltato Stefano Colantuono, ora possiamo andare a sentire Marco Giampaolo, allenatore dell'Empoli, che sicuramente questa stagione sta davvero disputando un grande campionato. Domenica è vero, ha subito una sconfitta pesante in casa del Napoli, proprio per questo però è contento di rigiocare subito e magari con la possibilità di riscattarsi già a partire da questa sera. È un bene perché... perché tempo per pensare alla sconfitta e come maturata non ce ne hai, perché devi pensare subito a giocare un'altra gara. Quindi è positivo. Poi io comunque ho sempre detto alla squadra che vittorie e sconfitte vanno archiviate, vanno analizzate, sicuramente sì, ma vanno poi archiviate perché ogni volta si ricomincia da zero, si riparte da capo nella preparazione della partita, nel cercare le motivazioni nuove in una partita, nel dover far risultato in una nuova partita. Quindi da questo punto di vista è sicuramente positivo. Parliamo ora di Ferrari, perché novità dalla borsa, ottimi ricavati della scuderia di Maranello, vediamo il servizio. La casa automobilistica Ferrari ha realizzato nel 2015 2,85 miliardi di euro di ricavi, portando nelle casse del gruppo 0,40 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente. I numeri e i risultati ottenuti nel 2015, esercizio in cui la casa italiana dal cavallino rampante faceva ancora parte del gruppo FCA, sono stati approvati dal consiglio di amministrazione a Maranello, presieduto da Sergio Marchionne. Le consegne di auto in tutto sono state 7.664, il 6% in più, con un utile netto che arriva a toccare 290 milioni di euro, il 9% in più sull'anno precedente. La casa di Maranello conta di chiudere l'anno in corso con ricavi che, secondo le stime, potrebbero superare i 2,9 miliardi di euro e le 7.900 consegne, includendo nel calcolo ovviamente anche la vendita delle supercar. L'indebitamento netto al 31 dicembre è pari a 1,9 miliardi a fronte di una disponibilità di cassa di 566 milioni al 31 dicembre 2014. Siamo dunque in chiusura, Marco, possiamo augurare una buona serata di campionato ai nostri telespettatori. Assolutamente, ci ritroviamo domani, grazie mille per averci seguito. Il programma è stato offerto da... Problemi di vitiligine? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it. Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano.